seconda commissione, abbiamo fatto il punto e fotografato quello che sta succedendo a Rimini in tema di opere pubbliche, perché chiaramente è sotto gli occhi di tutti i lavori che si stanno effettuando e giustamente la commissione ha voluto sapere a circa un mese dall'approvazione del bilancio quali sono le opere cantierizzate, quelle che nell'arco a medio termine di 6-7 mesi verranno poi ulteriormente eseguite. Noi abbiamo fatto una valutazione insieme all'ufficio, alla direzione dell'architetto Fabbri, e così sono circa 93 milioni di euro di opere cantierizzate, quindi di lavori che si stanno eseguendo. Ci mettiamo dentro anche i 30 milioni circa del PSBO e del Teatro Galli. Conoscete le vicissitudini del Galli, però in ogni caso è un'opera cantierizzata. Ma quello che è più interessante è che per ogni settore di competenza della direzione dell'architetto Fabbri abbiamo scandagliato quelle che sono le attività in opera, a cominciare dalla fluidificazione dell'asse mediano. Avete visto, abbiamo definito la rotatoria di via Savonarola per Garraffi, abbiamo definito, stiamo iniziando la rotatoria di via Perseo, via Coletti, quindi un punto cruciale importante, il semaforo del ponte della Resistenza. Abbiamo appena terminato un'opera che è fondamentale, anche se passata in secondo piano, quello del raddoppio della corsia di innesto venendo da nord, che va anche via SCM, statale 16, rotatore stadio del baseball, quindi già i benefici si stanno valutando positivamente. E niente, poi insieme ai consiglieri, chiaramente valutazioni più puntuali, la rotatoria, a che punto è la rotatoria, la messa in sicurezza dell'incrocio di via Cipressi, poi tutte le altre opere che chiaramente sono in fase di progettazione, in fase di realizzazione. Un altro punto sicuramente importante è l'edilizia scolastica, si sta lavorando alla scuola del villaggio Primo Maggio, anche qui i tempi, pur mantenendo chiaramente una riserva ultima, sono abbastanza rispettati. Sono assolutamente rispettati, è chiaro che la riserva ultima, facendo gli scongiuri, ci deve sempre essere, però noi riteniamo che anche la scuola del villaggio Primo Maggio possa avere la tempistica che ha avuto il ponte di Via Coletti, quindi cerchiamo e siamo certi di rispettare gli impegni. L'ultimissima cosa, accennava prima al Teatro Galli, questa mattina non era il tema, ne parlerete la prossima settimana, è chiaro che in questo momento la situazione è molto delicata. Sì, diciamo che per la prossima settimana ci sono, giustamente, andremo a chiarire i punti sui cantieri che possono considerarsi, tra virgolette, fermi, la Murri, la Novarese e il Teatro Galli. È chiaro che noi siamo in attesa di chi ha il riferimento della procedura concorsuale che ci indichi quale sia la mandataria che prende il posto della CESI. Sappiamo che è una procedura legale complessa, quindi in questo momento la partita, come si dice, si è trasferita dal cantiere alle scartoffie. Noi confidiamo che al più presto ci possa essere la ripresa dei lavori. Non possiamo dire nulla, ma non perché non lo vogliamo dire, perché quando si incrina una procedura e si passa, ripeto, da una strada a un cantiere, a un'aula di un tribunale, dobbiamo solamente aspettare i tempi tecnici, come si dice, della giustizia.